lavorista come la collega, però oggi vi parlo di una questione diversa, però per non quella che ha preannunciato l'avvocato Di Maio. Allora, affronto la questione del referendum elettorale andando al cuore del problema. Allora, è già da tempo che alcuni organi di stampa, Corriere della Sera per esempio, ci stanno raccontando che abbiamo bisogno di meno democrazia perché l'economia vada meglio. Ci stanno dicendo che il popolo non ha le competenze, non è capace di autogovernarsi. E adesso, con questa riforma costituzionale, stanno attuando ciò che ci hanno preannunziato. La riforma costituzionale è infatti un altro passo verso l'allontanamento dell'Italia dall'alveo della democrazia. Il punto nodale è che il Senato non lo elegge più il popolo. E non è vero che perde tutte le funzioni legislative. Mantiene importanti prerogative legislative perché vota le leggi costituzionali in maniera paritetica con l'altra Camera, perché determina le funzioni, concorre alla determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane, eserciterà anche la sua funzione per quanto concerne la materia europea. La riforma dunque va a modificare l'ordinamento costituzionale in maniera molto più approfondita di quello che di prima acchito ci si vuole fare intendere, e va a stravolgere per taluni aspetti l'assetto istituzionale del Paese. Perché la riforma incide in primo luogo sull'articolo 1 della Costituzione, perché va a limitare il principio che la sovranità appartiene al popolo. Con questa riforma noi avremo un po' di meno sovranità rispetto al passato. E la sovranità popolare è ciò che caratterizza la nostra democrazia, direi ogni democrazia. E la cosa veramente grave è che una riforma di questa portata è l'espressione di un Parlamento eletto sullo scorta di una legge elettorale dichiarata incostituzionale. E ancora più grave è l'espressione di un Presidente del Consiglio, il terzo, che non è l'espressione di un risultato elettorale, ma, come dire, secondo alcuni c'è stato imposto. A questo punto noi dobbiamo domandarci dove stiamo andando, ma soprattutto dove andiamo a finire se passa questa riforma. Lo scopo della riforma, di primo acchito, sembra essere la riduzione dei costi della politica, ma mi domando intanto se questo modo di formulare il quesito sia reale, perché è suggestivo, sembra quasi che il solo scopo di questa riforma sia ridurre i costi. In realtà il risparmio è miserrimo e non vale il prezzo che si deve pagare in termini di democrazia. Allora, secondo un documento della Ragioneria del Stato, io non è che si fa quotidiano, i risparmi sarebbero 57,7 milioni di euro. Ma vale perdere l'elezione diretta di una Camera, 57 milioni di euro all'anno? Secondo il ministro Bossi, 490 milioni di euro l'anno, 80 per l'indennità dei senatori e 70 per il funzionamento delle commissioni, ma anche 150 milioni di euro l'anno, non vale il prezzo della democrazia. È davvero troppo poco per rinunciare a una parte importante della sovranità, anche dover ascoltare certi soloni che ci dicono che non ce la possiamo permettere una democrazia compiuta. Qual è il vero scopo di questo referendum? Già l'hanno detto prima di me altri relatori, è rafforzare il potere esecutivo in danno di tutti gli altri organi dello Stato, ma in primo luogo nei confronti del popolo, che io penso costituire il primo e principale organo dello Stato italiano. E tutto questo perché deve accadere? Perché i nostri governi, perché oramai legiferano loro, abbiano mano libera nell'attuare riforme che sono spacciate come necessarie alla nostra sopravvivenza economica. Ma questi governi, le riforme, le hanno già fatte. Gli ultimi tre governi ci hanno tolto le tutele sul lavoro, ci hanno tolto le pensioni, ci hanno ridotto la sanità. Sono pesantemente intervenuti sull'istruzione, rendendola meno paritaria. Ci hanno tolto, questo sfugge, ma chi si occupa di giustizia lo sa, molte delle tutele. Oramai davanti alla legge il censo conta, e conta non solo perché è costoso, anche se l'avvocato vuole dare una mano a rivolgersi alla giustizia, ma anche perché ci sono delle leggi che danno dei diritti a seconda del censo. Ad esempio le banche hanno delle forme di autotutela privata che agli altri
cittadini, soggetti giuridici nell'ordinamento giuridico italiano sono legali. Ora, le riforme le stanno facendo, si possono fare, la riforma costituzionale è un... Io ho finito, questo è il mio pensiero. Modalità comizio, quindi ne ha sentito. Noi cosa stiamo difendendo? Stiamo difendendo la possibilità di avere un CNEL operativo, pur con le funzioni interessanti che potrebbe avere? Non credo. Stiamo difendendo le prerogative delle regioni rispetto a quelle dello Stato centrale? Forse. Stiamo difendendo una certa concezione per cui è meglio avere due camere che fanno più o meno le stesse cose, come dice Renzi, e quindi siamo più sicuri del controllo sulle leggi che vengono fatte? Forse no. Credo che queste non siano tematiche che appassionano persone normali, quali le persone che sono qua oggi, da questa parte del tavolo e da quella parte del tavolo. Noi stiamo difendendo qualcosa di molto diverso, e stiamo difendendo quello che sta scritto nell'articolo 3 della Costituzione. Qualcuno te l'ha detto prima, penso Gioiello, la nostra Costituzione è una Costituzione che non soltanto dà, come dire, delle regole che definiscono gli assetti e gli equilibri fra i poteri dello Stato. È una Costituzione che dentro di sé, in pancia, ha nella prima parte e anche nelle altre parti che seguono, un programma politico molto preciso. E il programma politico della Repubblica Italiana, che è il programma politico della nostra Costituzione, tratteggiato dalla nostra Costituzione, è, come dire, lo si trova in vari articoli, ma l'articolo che si citava prima è l'articolo 3. L'articolo 3 spiega molto chiaramente qual è il programma politico della Repubblica Italiana, qual è l'obiettivo che la Repubblica Italiana si deve proporre. E hai ragione, è un programma politico che discende dall'incontro di culture, che sono le culture dei partiti che fanno capo al movimento operaio, quindi alla sinistra storica, da un lato, e dall'altro alla cultura politica del mondo cristiano sociale, del mondo cattolico. L'articolo 3 dice che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena realizzazione della persona, e quindi qui c'è un riferimento all'individuo, ma soprattutto la partecipazione dei cittadini alla vita economica, sociale e politica del Paese. Con l'idea molto precisa che se uno è preoccupato dalla sua condizione di bisogno materiale, una volta si sarebbe detto di miseria e probabilmente adesso si tornerà a parlare di miseria, probabilmente della vita economica, sociale e politica del Paese non gliene frega nulla. Non può fregargliene nulla perché deve arrivare a fine mese. Sandro Pertini, che penso molti di noi ricordino come Presidente della Repubblica pittoresco, molto efficace e sicuramente molto sul pezzo, diceva una cosa molto precisa. In realtà neanche in nome della più avanzata delle riforme sociali. Ma al tempo stesso diceva, guardate che però la libertà di un padre di famiglia che torna a casa sua la sera e non ha di che dare da mangiare ai propri figli è una unica libertà, è la libertà di bestemmiare. Ecco, questo è quello che noi stiamo difendendo dalle diseguaglianze. Classico Bobbio diceva, abuso in cui apparentemente non ci sono più le alternative di sistema. Quindi riduzione delle diseguaglianze economiche e sociali finalizzata a che cosa? Finalizzata a favorire la piena partecipazione di tutti alla vita democratica del Paese. Questo è quello che noi stiamo difendendo. Perché riteniamo che questo sia sottotatto in questo momento? Perché in realtà questa pseudo-riforma, questa revisione della Costituzione, unitamente all'introduzione di una legge elettorale che, se possibile, è ancora peggio della pseudo-riforma, non fanno altro che concentrare tutti i poteri nelle mani di un governo che è il classico governo post-democratico, come lo definisce la scienza politica oggi. Cos'è la post-democrazia? La post-democrazia è quel regime in cui le forme della democrazia parlamentare liberale classica vengono mantenute. A differenza di quello che succede in Turchia con Erdogan, qui da noi, anche dopo la revisione costituzionale, non volesse Dio passersi, continueremo ad andare a votare ogni 5 anni, ma sarà un voto che non avrà più nessun valore. Noi lo stiamo vedendo già adesso. In realtà le elezioni in tutti i paesi occidentali, salvo quelle americane su cui poi magari facciamo un breve cenno, sono elezioni che hanno visto vincere, se non stravincere, quelli che avevano più soldi da buttare nella campagna elettorale, quelli che avevano le maggiori e migliori connessioni in quel momento con i mezzi di comunicazione di massa, dalla televisione ai giornali.
Guardate, sono delle statistiche impressionanti sulle elezioni americane degli ultimi 20 anni e in Europa sulle elezioni francesi, che dicono esattamente questo. Io metto 1 milione in più, in Francia se la giocavano tra i 25 e i 26 milioni, negli Stati Uniti ovviamente i numeri sono totalmente diversi, l'ordine di grandezza è differente, ma in Francia vincevano i socialisti o i gollisti, a seconda che quella volta lì potessero mettere l'uno o l'altro 2 o 3 milioni in più o 5 milioni in più sulla campagna elettorale. L'opinione pubblica che ha altro a cui pensare, perché hai ormai il lavoratore precarizzato che deve essere al massimo contento di averne abbastanza in tasca per, come dire, arrivare a un livello di consumi decente, secondo quello che un certo tipo di lavaggio del cervello fatto attraverso i video di nuovo ti impone. Quel lavoratore precarizzato, quel lavoratore senza diritti, visto soprattutto come consumatore, in realtà viene trattato anche in occasione delle elezioni come consumatore, e quindi gli vengono proposte, come dire, come fossero prodotti di largo consumo, detersivi o saponi o pomodori pelati, questo o quel programma politico. Programmi politici assolutamente inesistenti, del tutto, come dire, indifferenti, intercambiabili fra di loro per un motivo molto semplice. I partiti che sono attualmente in campo, le proposte politiche che sono attualmente in campo, sono tutte parte, come dire, dell'establishment, condividono tutti l'idea che il sistema non possa e non debba essere cambiato. Questo non lo dico io perché ho letto chissà quale estremo testata sovversiva, lo dicono Franceschini e Berlusconi. Da due parti diverse, Franceschini e Berlusconi hanno in occasioni differenti delle interviste segnalato quali sono le priorità. Per Berlusconi è buttare giù Renzi con il referendum, per Franceschini ovviamente sostenerlo. Quindi da questo punto di vista sulla tattica, come dire, non convergono Franceschini e Berlusconi. Convergono invece sulla strategia, perché tutti e due dicono poi la stessa cosa, cioè dicono noi dobbiamo comunque arrivare al dopo Renzi o con Renzi a fare una specie di santa alleanza delle forze che difendono questo sistema, delle forze pro-sistema, delle forze pro-establishment, e questa santa alleanza serve per cosa? Per tenere fuori le forze antisistema. Una sinistra populista antisistema non c'è in questo momento in questo paese. Devo dire che persino le forze, come dire, sparse e scompaginate di questa sinistra dalla stampa vengono definite, senza peraltro che lo meritino, sinistra radicale. Io una volta ho trovato addirittura sinistra rivoluzionaria, che è una cosa che francamente in Italia penso non si veda dal 19, no, ma dal 19, dall'occupazione delle fabbriche del 19. Però di forze populiste antisistema ce ne tante, no? Da un lato una forza populista antisistema per definizione, che è il Movimento 5 Stelle, verso il quale poi questa riforma, come dire, è mirata, e poi andremo a vedere perché, e dall'altro lato invece forze populiste di destra, parimenti antisistema, almeno sulla carta. Ora, perché questa revisione costituzionale, questa legge elettorale sono, come dire, l'ultima ridotta, sono le mura che in qualche modo la politica cerca di essere a difesa del sistema? Lo vedete guardando le competenze del Senato e la legge elettorale. La legge del Senato, come è stato detto, e la legge elettorale, come è stato detto, è una legge che tendenzialmente dà al primo partito la maggioranza in Parlamento. E questo primo partito potrebbe anche essere una formazione minoritaria nel Paese. Minoritaria nel consenso ottenuto al primo turno, perché poi una delle castronerie, delle bestialità che vengono dette dai sostenitori di questa riforma, di questa pseudo-riforma della legge elettorale, che è, però c'è il ballottaggio, quindi è chiaro che poi chi vince c'è il 51. Sì, ma chi va al ballottaggio potrebbe essere in una situazione di frammentazione del sistema politico italiano anche una forza che è il 30. Ragionando sui numeri reali di oggi, grosso modo al ballottaggio potrebbero arrivare una coalizione di centrodestra che eventualmente si rimettesse in piedi e che riuscisse a fare il miracolo, oppure il Partito Democratico, oppure il Movimento 5 Stelle, sono tutte e tre formazioni politiche che hanno il 30% dei voti, grosso modo, ballano lì, qualcuno anche di meno evidentemente, probabilmente il primo passa il 30 e il secondo che va al ballottaggio il 30 non ci arriva. E con le assurdità che abbiamo, noi potremmo avere una situazione in cui il secondo partito, raggruppando i voti anche degli esclusi, quindi arrivato al ballottaggio con meno del 30% dei voti della casistica attuale, poi alla fine si trova il 55% di seggi alla Camera. Però il sistema è comunque truccato, perché è un sistema che non è stato costruito per permettere al primo partito, anche in queste condizioni abbastanza stravaganti, di governare, perché
come dire, conquista la maggioranza alla Camera e al Senato cosa? E al Senato cosa? Una delle cose divertenti è che il Senato è stato concepito in questo modo, e nelle funzioni e nel modo in cui viene composto, per garantire al Partito Democratico, che rappresenta la difesa del sistema in questo momento, è inutile girarci intorno, al Partito Democratico di governare se vince le elezioni politiche, ma di impedire qualunque azione di governo a chiunque abbia preso la Camera le elezioni politiche col Partito Democratico in condizioni invece di minoranza. E questa, siccome è un'affermazione che faccio per la prima volta in questa campagna, ve la vado a motivare, perché c'ho questo sassolino nella scarpa da tempo, tutti lo sanno, nessuno lo dice. Io domani sono a Pagnolona a un'iniziativa del Movimento 5 Stelle e dirò esattamente la stessa cosa. Peraltro non è che invento niente, perché quando Mineo, Corradino Mineo, parlamentare del Partito Democratico, aveva un po' di mal di pancia, fece un po' di, come dire, scene in commissione parlamentare dicendo forse queste cose che state proponendo non sono proprio la realizzazione della migliore delle democrazie rappresentative come si possono concepire in teoria, la risposta che gli dette un collega, io penso di aver capito di Ema, ma non lo dico perché non lo dice lui, fu: ma non hai capito niente Mineo, noi con questa riforma governiamo per i prossimi 25 anni. Mineo, che probabilmente non si è fatto troppo colpire da questa affermazione, l'ha detta in una delle sue, aveva una rubrica da qualche parte, adesso non mi ricordo più dove, se l'ho espresso in qualche quotidiano. Fatto sta, il ragionamento perché è così la storia? La storia è così perché il Partito Democratico è comunque un partito che insieme da solo, o meglio insieme ai suoi alleati di coalizione, tendenzialmente le elezioni regionali le vince, per motivi che non stiamo a investigare, però è molto più competitivo e molto più performante a livello delle elezioni regionali. Tant'è vero che allo Stato, su 21 regioni, 17 sono governate da coalizioni di centro-sinistra e permette intorno al Partito Democratico. E francamente, andando a guardare le modalità di elezione dei senatori e cercando di capire quali sono le regioni che ballano, guardate, le regioni che ballano, che poi in realtà sono le regioni del nord, in realtà non sono sufficienti per modificare gli equilibri del Senato. Ora dici, ma cosa intendi quando parli di equilibri del Senato? Pensi alla maggioranza? No, penso ai numeri che servono per richiamare sistematicamente tutte le leggi che sono state passate alla Camera. Questa revisione costituzionale prevede che in effetti il Senato, anziché occuparsi soltanto di tematiche che sono relative, come ci raccontano, al rapporto tra lo Stato e le regioni, mantenga invece delle competenze molto precise su alcune questioni che sono questioni chiave per chi deve difendere il sistema. La legge elettorale, la revisione costituzionale e l'attuazione dei trattati europei. Su queste tre cose il Senato delle Regioni e delle Autonomie, per qualche ministero, mantiene delle competenze, e qualcuno mi spieghi perché non l'ha capito nessuno. Ma lo capisci se intendi il Senato come un organismo che deve bloccare una Camera che eventualmente sia caduta nelle mani sbagliate? E questo è il dato reale. L'altro dato è che il Senato può richiamare, se si forma una certa maggioranza, in alcuni casi di un terzo, in alcuni casi del 50% dei senatori, e a conti fatti girava ma non gira più una bella cartina del Senato attuale, no? Quindi verrebbe ottimo per le prossime elezioni politiche, 2018, 5 Stelle maggioranza alla Camera, per dire alle regionali sono queste, insomma gli equilibri sono questi, il Partito Democratico avrebbe il 65% dei seggi al momento al Senato. Contando il Partito Democratico, contando i suoi alleati e di sinistra e di destra, perché sono su tutti e due i fronti, e contando i partiti che in qualche modo rappresentano l'autonomia regionale. Se voi andate a recuperare La Stampa, pubblicò una cosa di questo genere, ed è curioso che La Stampa, che è testata, che doveva stare forse un po' più attenta, non si è andata a guardare e definire la composizione del Senato delle Regioni, facendo di vedere il numero di senatori per regione, perché non gli frega niente a nessuno di capire quanti sono i senatori della Lombardia, della Sicilia, del Molise o della Liguria. A tutti interessa invece sapere questi senatori che colore hanno, no? È evidente che poi la cosa è stata fatta proprio per dare al Partito Democratico una seconda Camera che apparentemente è quella dell'autonomia delle regioni, nella realtà è una Camera bloccante rispetto alla Camera dei Deputati. Ma c'è un altro trucco molto interessante che vi fa pensare proprio alla malizia estrema con cui questa revisione costituzionale è stata concepita. E il trucco sta in questo, che la legge che definisce le competenze della legge, l'articolo della Costituzione che definisce le competenze della Camera e del Senato,
È un articolo che noi tutti quanti abbiamo sbeffeggiato per le modalità in cui è scritto, totalmente il nostro voto, l'articolo 70. Questo articolo 70 però non è stato scritto così perché è stato scritto dai deficienti, è stato scritto così perché doveva essere scritto così. Cioè la confusione nelle attribuzioni di competenze tra Camera e Senato è puramente voluta. Ed è puramente voluta perché nel caso in cui ci fosse una questione da sollevare, sapete da quante persone è composto l'organismo che deve, o il collegio che deve arbitrare la competenza tra Camera e Senato? Dal numero due di persone, il Presidente della Camera e il Presidente del Senato stesso. Ora, io penso che in nessuna situazione nel mondo si mettano in piedi collegi arbitrali composti da tre persone, scusate, da un numero pari di persone. Ma se si è fatto in questo caso è per un motivo molto semplice. Perché nel caso in cui il conflitto di attribuzione, il conflitto di competenze tra la Camera e il Senato venisse mantenuto, ed è facile immaginare che con un Presidente della Camera del Movimento 5 Stelle, per dire, no? Tanto per fare esempi verosimili, e un Presidente della Camera del Senato Partito Democratico, d'accordo non si metteranno mai. Ecco, la soluzione di questo conflitto di competenze va alla Corte Costituzionale. E un antico presidente della Corte Costituzionale, sapete che ha detto? Ha detto: guardate, non pensiate che se ci ingolfate la Corte Costituzionale con storie di questo genere non ce la caviamo risolvendo i vari casi che ci porterete in meno di un anno e mezzo. Altro che efficienza e velocizzazione del processo decisionale. Tu l'efficienza e la velocizzazione del processo decisionale ce l'hai nel momento in cui le due Camere hanno lo stesso segno, che paradossalmente è il segno dei proponenti di questa revisione costituzionale e questa legge elettorale. Ma quando mai le due Camere avessero segno diverso? Questo è un sistema che è un sistema non è bloccato, è paralizzato dai letti incrociati e dalle schifezze che ci hanno messo dentro. Allora, a cosa risponde questa, e torno alla mia apertura, che forse sono i temi più importanti. Immaginare questo sistema bloccato e paralizzato, per bloccare diciamo, qualsiasi proposta di forza che non fossero in linea diciamo, con l'establishment o che fossero definibili addirittura come antisistema, risponde appunto esattamente a questo, a difendere quello che è lo stato attuale delle cose. Lo stato attuale delle cose è uno stato attuale delle cose che, non la faccio troppo lunga, ha visto le diseguaglianze aumentare in maniera micidiale in tutti i paesi occidentali, soprattutto in Italia. È uno stato attuale delle cose che ha visto risucchiati una gran parte della popolazione verso la soglia di povertà, che ha visto quel fenomeno che una volta si sarebbe definito proletarizzazione della borghesia, della piccola media borghesia. È uno stato di cose che a noi conviene? Francamente no, a meno che voi non siate consiglieri dell'amministrazione di qualche multinazionale, di qualche grosso gruppo bancario, ma non mi pare di vederle qui stasera, credo che sia uno stato di cose che non ci conviene. Quindi questa riforma da fermare. Questa revisione costituzionale, questa pseudo riforma costituzionale, questo cambiamento della legge elettorale sono funzionali a mantenere il sistema bloccato così com'è. E il sistema bloccato così com'è è un sistema che ha fatto gli interessi di alcuni, ben precisamente individuati, certamente non ha fatto gli interessi nostri. Quindi non fosse altro per questo, questa è una buona ragione per andare in quattro a votare no, possibilmente portando altre persone. Perché il nostro grosso problema, guardate, qui chiudo con una invocazione di tipo elettoralistico, ma d'altro canto facendo il coordinatore del Comitato per il No di Milano, se non invitassi al voto e non facessi un ragionamento sul diritto al voto, non farei il mio mestiere, insomma. Ce la giocheremo sul filo di lana, perché in realtà, soprattutto in ambienti, diciamo, di borghesia, media, il quadro, diciamo, quadri, impiegati in un livello alto, sta andando male. Sta girando male perché quello è un ceto, il ceto medio è spaventato e oscilla fra la tentazione antisistema, tentazione che molti hanno già preso, altrimenti non si spiegherebbe il consenso enorme di cui gode il Movimento 5 Stelle, che non è certamente un partito dei ceti popolari, ma non solo dei ceti popolari, però le scempiaggini, le Renzi e dei suoi sono passate. Quindi nel ceto medio quello che stiamo sentendo noi è che c'è molta paura, per non parlare poi della borghesia, ma lì sono interessi dell'alta borghesia, interessi molto più precisi da difendere, che sono quelli del sistema, quindi ecco lì marca male. Perché a parte qualche persona un po' più illuminata, la mia sensazione da quello che ho sentito è che lì non ci gira benissimo. Noi vinciamo il referendum, se tutti quelli che dallo stato di cose che se oggi hanno da perdere qualcosa vanno a votare e portano a votare altre persone. Noi dobbiamo cercare di andare con le motivazioni che ho detto, poi declinatele un po' come preferite,
Noi abbiamo un bel volantino che spiega in maniera molto semplice, appena fatto, qualcuno l'avrà già visto. Renzi dice che ora di cambiare, ma sono già 30 anni che si continua a cambiare in peggio, poi continuiamo a fare qualche ragionamento. Allora, attenzione, per favore, per carità di Dio, portate gente a votare. Portate gente come noi a votare, portate quelli che in questi 20 anni l'hanno presa, hanno preso una marea di bastonetti. Stavo per dire un'altra cosa, ci siamo capiti. Portateli a votare, convincetevi di andare a votare. È importante, ma non finisce qui però, qualcuno l'ha detto prima, il 4 non è che se poi il 5 diciamo, strappiamo le bottiglie di Astigancia e ci diamo una pazza gioia e soprattutto smobilitiamo perché il bene ha trionfato definitivamente. No, il 5 se vinciamo non è il lieto fine del film di Hollywood, il 5 si comincia a combattere, sia chiaro, perché in realtà le avvisaglie già ci sono state. E torno di nuovo a Berlusconi, che da questo punto di vista, forse perché è invecchiato, è estremamente trasparente. Nel paese, a livello diciamo di ceto politico, a livello di forze in campo, ce n'è più di qualcuno che l'ha giurata Renzi, o perché non ne condivide il programma politico, o perché gli sta semplicemente sulle scatole il personaggio, che devo dire la verità, merita. Ma Berlusconi è stato chiarissimo. Cacciamo Renzi, l'intervista di qualche giorno fa, in cui finalmente si è capito che avrebbe spostato... Lui dice 5% di voto, io spererei di più, ma insomma, speriamo nella divina provvidenza. Berlusconi ha detto, cacciamo Renzi intanto. Poi con quelli, come dire, sani, con le forze sane, con le forze raziocinanti del paese, ci sediamo intorno a un tavolo e facciamo le vere riforme che servono. Ora, le vere riforme che servono, non quelle che servono a noi, ma quelle che servono a... come dire, chi il sistema in qualche modo lo difende, lo personifica, credo che siano più o meno le stesse che ha proposto Renzi, magari un po' meno sangherate, magari senza il contorno delle stupidate propagandistiche che ci sentiamo dalla Boschi, piuttosto che non da Renzi stesso, piuttosto che non dagli altri personaggi minori, insomma, di quella compagnia di giro, ma andranno lì in quella direzione. Per quello che da questa parte ci deve essere, e anche da questo punto di vista fa benissimo dirlo, ci deve essere una, come dire, un richiamo molto forte. Prima di pensare ai cambiamenti della Costituzione, pensiamo ad attuarla. E chiudo, perché l'attuare la Costituzione, guardate, non vuol dire, non è un'evocazione esoterica, chissà quale ente divino. Attuare la Costituzione dal mio punto di vista significa andare a realizzare l'articolo 3 per come l'ho detto prima, che è quello che è scritto in Costituzione. Quindi attiviamoci da qua al 4 per portare il maggior numero di persone a votare, sapendo che comunque appunto il 5 nel caso vincessimo non c'è lieto fine, c'è l'inizio di una nuova battaglia, anzi ce ne saranno molte di battaglie, credo.